Buon pomeriggio a tutti. Sono 15 anni che mi occupo di sviluppare partnership con il mondo delle aziende per conto di Fondazione Umberto Veronesi. In questi anni ho avuto la fortuna di sviluppare decine di collaborazioni. Ovviamente sono tutte molto positive, perché è molto gratificante quando si trovano imprese o imprenditori che condividono e sostengono i tuoi progetti e la tua causa. Oggi però voglio raccontarvi una storia per me speciale, una collaborazione, un'iniziativa per me speciale per tanti motivi. Innanzitutto perché è legata al mio territorio, visto che sono emiliano e credo che insomma si sia capito dal mio accento. È anche un grande motivo di orgoglio per me lavorare per una realtà come la Fondazione Veronesi, che in un momento particolare e difficile per il nostro territorio ha deciso di realizzare un'iniziativa straordinaria, secondo me. Subito dopo il terremoto del 2012, infatti, in Fondazione Veronesi ci siamo chiesti come poter essere ulteriormente utili a questo territorio. Oltre a finanziare tanti ricercatori negli ospedali dell'Emilia-Romagna, l'idea però era di fare qualcosa in più, per restituire anche qualcosa a un territorio che ci è sempre stato molto vicino e ci ha sempre guardato con generosità e con simpatia. E tra i tanti progetti che ricevemmo da parte di varie associazioni, la scelta del professore e della fondazione fu quella di un progetto che anche in un'ottica di legacy dal punto di vista della Fondazione Veronesi potesse essere più significativo, cioè un progetto che fosse più strutturato, che fosse più duraturo nel tempo e che andasse avanti anche negli anni successivi. E quindi nell'ambito di una ristrutturazione dell'area dell'oncologia di Carpi, che si era resa necessaria per i danni causati dal terremoto, la Fondazione Veronesi decise di finanziare un laboratorio per la preparazione dei farmaci antiblastici, un laboratorio all'avanguardia che avrebbe servito non solo l'ospedale di Carpi, la provincia di Modena, ma in particolare l'area nord e in parte anche la provincia di Reggio. Ho portato un breve filmato che spiega questa iniziativa.
La peculiarità di questa collaborazione rispetto ad una classica collaborazione profit, no profit a mio avviso, e che voglio condividere con voi, è un po' il coinvolgimento di una pluralità di soggetti molto diversi tra di loro. Abbiamo un'istituzione pubblica, la Regione Emilia-Romagna, abbiamo un ospedale, abbiamo la Fondazione Veronesi che decide di sostenere questo progetto e abbiamo i partner della Fondazione Veronesi che decidono di affiancarci in questo progetto e anche loro sono partner molto diversi tra di loro. GHD Italia, che è un brand internazionale nel campo del beauty e che decide quell'anno di destinare a questo progetto la tradizionale campagna di raccolta fondi fatta a nostro favore. E abbiamo un'azienda del territorio con una forte vocazione all'export, ma fortemente radicata nel territorio, come la Caprari S.p.A., che decide di integrare con grande generosità la cifra che mancava per raggiungere l'obiettivo finale. E quindi in questa partnership è come se delle categorie predefinite che siamo abituati a conoscere, secondo il mio avviso, vengono un po' meno. Scompare un po', sfuma un po' la differenza profit, no profit, pubblico, privato, internazionale, multinazionale, locale. E quello che è emerso sono soltanto persone e organizzazioni che si sono messe insieme, hanno fatto rete per realizzare un obiettivo a favore della collettività e valorizzando proprio insieme ciascuno le proprie peculiarità, le proprie risorse, le proprie competenze e le proprie conoscenze. Questo è sicuramente un elemento centrale nella storia personale e professionale del nostro fondatore, è la filosofia che da sempre ha seguito la Fondazione Umberto Veronesi ed è sicuramente anche un elemento che trovo molto forte nella storia di questo distretto che oggi celebra un anniversario così prestigioso e così importante. Grazie davvero per l'attenzione.